What Got You There is a podcast for high achievers looking to learn from the most successful people of all time what their strategies, lessons, and routines are that made them successful. Now it's your journey, so it's time to learn what's going to get you there. Today on the What Got You There podcast, I sit down with Brunello Cucinelli, who is the founder, CEO, and fashion icon behind the brand Brunello Cucinelli. Now, you might think someone who has risen to the top of the fashion world, is a billionaire, employs thousands of people, does it all as a cutthroat business titan. But Brunello couldn't be further from that. He cares about humanity, about beauty, about simplicity, about doing business the right way, about providing humanity to all, and helping people have dignity and grow as human beings through their work. In a world where we are so after the fastest and the latest and growth at all costs, Brunello is a refreshing insight into the way things can be done. Here's a man who's been able to create billions of dollars of worth, given thousands of people opportunities they never would have had, and given back to humanity. And he's been a custodian of humanity. This is a deep and beautiful conversation that is going to have you searching your soul and looking up to the heavens. Please enjoy my conversation with Brunello Cucinelli. Brunello, I'm so excited to talk with you today, but I would love to start at the early days. What do you remember most about growing up? Allora, intanto chiedo scusa, ma il mio inglese non mi consente di parlarvi con l'anima. E quindi ho la mia amica Chiara, molto brava a tradurvi. Ho vissuto la prima parte della mia vita in campagna. Non avevamo la luce elettrica, facevamo contadini, lavoravamo la terra con gli animali e avevamo un rapporto molto speciale con la terra, con gli animali, con il creato. Non avendo la luce in casa, tu accompagni il sole quando tramonta. E la sera le stelle e il cielo diventano fonte di grande ispirazione con il loro silenzio. È stato un momento molto importante della mia vita. Ancora oggi da grande dico questo. Perché eravamo una famiglia numerosa, 13 persone, quindi c'era questa atmosfera di spiritualità, di umanità, di dignità, di rispetto verso tutti. Io ero addetto a tirare i buoi quando lavoravamo la terra e mio papà, che era più robusto, era lui che teneva l'aratro. Sentite che bella la campana del nostro paese. Viviamo in questo piccolo borgo del 1300 e ogni giorno al lavoro queste campane ci aiutano ad alleggerire un po' la durezza della vita. Quando lavoravamo la terra, io ero addetto a tirare i buoi e la cosa importante è che i buoi dovevano star dritti nel solco. Così il solco diventava dritto. E io dicevo a mio babbo, perché il solco della terra deve essere dritta? E lui diceva, perché è più bello. Ecco, lì ho incominciato a capire un po' il piacere del bello. Quando raccoglievamo il grano, non facevamo tanti sacchi di grano, circa 150, ma il primo sacco di grano andava alla comunità per volere di mio nonno. Quindi questa idea per me rappresentava già allora l'idea dell'equilibrio tra profitto e dono, questo affascinante grande tema molto contemporaneo. Eravamo due famiglie vicine che ci aiutavamo, quindi 13 noi e 14 la famiglia vicino, ma era particolarmente il rapporto umano. Non eravamo poverissimi perché avevamo la possibilità di mangiare, ma avevamo un rapporto con il creato un po' speciale, con gli animali, la terra, l'acqua. E ancora oggi penso che questo magnifico rapporto di vivere in armonia con il creato, noi dobbiamo cercare di recuperarlo, perché questo è estremamente contemporaneo. Pettinavamo i conigli e poi magari ci servivano per nutrirci, non è che mangiavamo spesso la carne. Curavamo l'agnellino e lo chiamavamo per nome. E poi a Pasqua magari mangiavamo l'agnellino. Ecco, questo rapporto meraviglioso
tra l'essere umano, tra esseri umani, con il creato tutto, con la terra, con l'acqua e con gli animali. E credo che sia, è stata una grande ispirazione per la mia vita. Questi 15 anni hanno rappresentato una parte della vita di spiritualità e di intimità, anche se volete umanistica, di dignità, di rispetto. Non ho mai visto i miei genitori, i miei nonni offesi, umiliati. Quindi è stato un periodo della mia vita molto, molto speciale. Poi a un certo punto decidemmo di trasferirci in città, che era il sogno di ogni famiglia contadina, no? Andare a lavorare in fabbriche, andare in città. E mi sono trovato in quel trasferimento, la sera per la mattina, in una casa in città, con la luce elettrica, la televisione, la toilette. Chiaro che lì il mondo mi è totalmente cambiato in una sola notte. Quindi questa seconda parte della mia vita, fra 15 anni e 25 anni, quando ho iniziato questo lavoro, è stata quella che io definisco la mia università della vita. Andavamo a scuola, vivevamo in un piccolo centro vicino alla città, quindi c'era la famosa, affascinante vita di bar del paese, la vita nel caffè del paese. Solo uomini, perché questa era la regola, però la sera ci trovavamo 40-50 persone di varia età a discutere di donne, di economia, di politica, di filosofia, di cultura. Facevamo scherzi tipicamente di cultura italiana. Ecco, quella parte di vita è stata l'inizio di un qualcosa di nuovo, ma sempre abbastanza affascinante sotto il profilo umano. E questo è un altro periodo molto affascinante e importante della mia vita. Vedi, al bar c'è sempre qualcuno che ascolta le tue pene. E oggi non c'è più predisposizione in qualsiasi luogo che qualcuno ascolti le tue difficoltà umane. Ecco perché dico che era un luogo molto umano. E in queste discussioni la notte si riducevano a 3 o 4 persone, il primo grande tema era la filosofia. E questi due miei amici parlavano di Kant, di Schopenhauer, di Kierkegaard. E io non potevo partecipare perché a scuola non facevamo filosofia. E quindi un giorno sono andato alla ricerca di questo affascinante Kant, filosofo. Difficile allora. Direi difficilissimo allora, e ancora oggi molto difficile, ma di grande ispirazione umana. Però verso i 17-18 anni si sono verificate queste due grandi cose che hanno cambiato la mia vita, no? Da una parte la filosofia, e Kant, quando dice qualcosa di affascinante, lui dice una abbastanza conosciuta, quando dice due cose mi emozionano. Il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me. Ma per me quella che mi ha cambiato la vita è stata l'altra che abbiamo messo all'ingresso di questo paese, quando lui dice: agisci considerando l'umanità, non solo per te stesso, ma per gli altri, non come semplice mezzo, ma come nobile fine. Quindi il nobile fine è l'umanità. E avevo 17-18 anni, quindi questa frase in qualche maniera mi ha cambiato la vita. Quindi da una parte la filosofia, da un'altra qualcosa di importante. Io, mio babbo era andato a lavorare in una classica fabbrica, non si lamentava del suo salario, non si lamentava delle condizioni di lavoro, ma si lamentava che veniva offeso. E qualche volta, tornando la sera a casa, diceva: che cosa ho fatto io a Dio per essere umiliato e offeso? Queste espressioni, questi occhi lucidi di mio babbo, che è morto qualche giorno fa, a 100 anni, sono stati la fonte di ispirazione, dove io mi sono detto: non so che cosa farò nella vita, ma io vorrei farlo per la dignità morale ed economica dell'essere umano. Questo è stato un po'
la partenza di questa cultura di vita. Poi, verso i 20 anni, erano momenti che, sì, io non ho studiato praticamente a scuola perché erano gli anni della rivoluzione culturale. Ho fatto 3 anni di ingegneria, ho dato un solo esame, ma onestamente già allora pensavo, e oggi sono in grado di riconfermarlo, che vi è un'intelligenza da studio e un'intelligenza dell'anima. E noi dobbiamo avere il coraggio di miscelare lo studio e l'anima. Quindi questa è la vita che ho condotto fino a 25 anni, quando poi ho deciso di fare questo lavoro, di far cashmere colorato. Quindi questa parte di vita, da 0 a 15 anni in campagna, affascinante sotto il profilo umano, da 15 a 25 in città, al bar del paese, è stato un momento molto affascinante per l'essere umano. Poi io credo che l'essere umano, quando ha raggiunto i 20 anni, più o meno il suo carattere si è formato. Quindi io verso i 25 anni non sapevo che cosa avrei fatto nella vita, ma il mio carattere lo trovavo nitido, chiaro. E questo è stato il periodo verso i 23-25 anni dove sono rimasto veramente affascinato dalla filosofia, direi più dalla cultura umanistica. E mentre immaginavo che cosa avrei fatto nella vita, sai, un giorno vuoi fare una cosa, un giorno ne vuoi fare un'altra, quello che sentivo forte in me era l'identità di lavorare per il rispetto e la dignità dell'uomo. Era il grande sogno della vita, no? Gli occhi lucidi del babbo, le offese fatte ai miei fratelli al lavoro, l'umiliazione. Mi sono sempre detto, perché si dovrebbe offendere un essere umano? Questo è il grande tema della vita. Quindi, 25 anni, l'uomo Brunello credo che era fatto, e poi ho deciso di fare questo cashmere colorato. Come? Questo non lo so. Perché fino al giorno prima vivevo al bar e giocavo a carte nel bar, nel caffè del nostro piccolo borgo. Non so come, decido di fare pullover di cashmere. Io ero affascinato da questo americano, Theodore Levitt, di questo grande economista, intorno agli anni, fine anni 70, e lui diceva che noi paesi sviluppati avremmo dovuto produrre manufatti di alta qualità, perché un giorno sarebbero arrivati altri paesi. Quindi io volevo fare un prodotto di altissima qualità, che era il cashmere, che non conoscevo quasi niente, direi, di cashmere. Perché pensavo che fosse qualcosa che tu non butti, ma puoi lasciare in eredità. Volevo che fosse fatto in Italia. E pensavo, però, di colorarlo, quindi cashmere da donna colorato, perché mi sembrava un po' più chic, un po' più giovane, un po' più fresco. Ma chiaramente non avevo neanche un dollaro. E così ho iniziato la mia storia. E quando la sera a casa mio babbo ha detto, per fare quasi lo chic, il divertente, no? Ho detto a mio babbo, caro papà, mi metto a fare pullover di cashmere. Lui non conosceva la parola pullover, non conosceva cashmere. Mi ha detto, non so che cosa mi dici, fai tu, sii una persona per bene e che Dio ti protegga. Questo è il grande tema della vita. Lui mi ha detto, sii una persona per bene e che Dio ti protegga per la tua strada. Ecco, così ho iniziato la mia piccolissima attività. Ma nella mia testa avevo questa idea. Io volevo fare un'impresa che lavorasse per la dignità morale ed economica dell'essere umano. Questo era il sogno, perché gli occhi lucidi di mio babbo mi avevano ispirato. Quindi, in questa piccolissima impresa, io volevo che le persone lavorassero in luoghi più belli,
Ecco, qui adesso siamo in un castello del 1300, che guadagnassero un salario leggermente più importante e che si sentissero come anime pensanti di questa piccolissima impresa. Quindi questa è stata l'idea di fondo: dignità morale ed economica, rispetto dell'uomo, immaginando che ogni essere umano ha una quantità di genio. Ogni essere umano è creativo. A me stava il compito di mettere in ordine queste piccole genialità dell'essere umano, di coloro che lavoravano con me. Quindi ho iniziato questa attività in questo piccolo paese, Solomeo. Ho iniziato a fare piccoli restauri del castello, perché chiaramente non avevo dollari, e ho iniziato piano piano a crescere. E uno dei paesi principali dove io sono andato a vendere, prima la Germania e secondo gli Stati Uniti. Quindi ancora oggi posso dire che molte cose di questo paese posso dire che sono di proprietà di americani o tedeschi, perché sono coloro che all'inizio hanno comprato i miei capi e mi hanno dato la possibilità di restaurare questo piccolo borgo che è del 1300, no? Quindi, e ancora oggi, mi fanno sentire un piccolo custode pro tempore di questi luoghi. Non credo che... Io almeno non mi sento proprietario. Vorrei sentirmi custode di questi luoghi, chiaramente maggior azionista e maggior responsabile, ma comunque un custode pro tempore dell'umanità. In questa sala del 1300, in questo tavolo, pensa quanti esseri umani sono passati, hanno gioito, hanno pianto, si sono preoccupati del mondo. Siamo qui da 700 anni. Quindi significa che noi abbiamo il dovere di essere custodi, ma anche progettare per i prossimi 2000 anni. Questa è un po' l'idea di fondo. Nel restauro di questo borgo abbiamo cercato di ascoltare la parola sapiente dei grandi dell'umanità, che sono pensatori, filosofi, scienziati, imperatori, santi. Alla fine questi saggi mi hanno educato a sentirmi in qualche maniera, come dicevo prima, custode, a credere nel rapporto umano, nel rispetto, nella dignità, nella gentilezza, nell'educazione, nel garbo. Vedi, ci abbiamo un problema di fondo. L'essere umano da sempre nasce con quel mal dell'anima che ci accompagna ogni giorno, ognuno. A volte un po' più forte, a volte un po' meno forte. E io volevo che l'ambiente di lavoro fosse... in qualche maniera potesse aiutare a curare questo mal dell'anima che accompagna l'uomo, l'essere umano, nella storia della sua vita. Vedi, Sean, tu sei giovane, quindi io posso essere tuo padre, ma tu devi avere il coraggio di immaginare un secolo d'oro che sta arrivando. Io sono sicuro, perché noi padri abbiamo fatto due errori con i nostri figli, cioè con te. Il primo è quello di avervi educato all'obbligo di aver paura. Voi domani sostituite la paura con la speranza. Una vita senza speranza non ha una logica di essere vissuta. E poi vi abbiamo, mio nonno, mio babbo, mi hanno educato al coraggio. Hanno fatto la guerra, la fame, la dittatura. E mi hanno trasmesso questa idea del coraggio, senza mai parlare della durezza della guerra, della fame, appunto, della dittatura. Ecco, mi piacerebbe che questa è la prima raccomandazione. E poi abbiamo fatto un altro grande errore. Vi abbiamo detto, non studi
Peggio per te, andrai a lavorare. Abbiamo imputato al lavoro tutte le pene per non aver studiato. Dove invece io penso che vi è un'intelligenza da studio e un'intelligenza dell'anima. E noi dobbiamo sostenere l'intelligenza dell'anima, che significa rapporti umani molto speciali. Il mio stimato maestro San Francesco, nel 1200, va dal sultano, vuole incontrare il sultano in Egitto, lo incontra, forse l'uomo più potente di quel tempo. Avevano culture diverse, le religioni diverse, si sono incontrati e sono diventati amici. Il grande Federico II, imperatore cristiano, intorno al 1240, incontra il sultano e diventano amici. Ecco, questa idea di grandi rapporti umani, da una parte lo studio e da una parte l'anima, l'intelligenza dell'anima. Quindi grazie immensamente per questa chiacchierata insieme, Sean. Ma siccome sei molto giovane, mi piacerebbe anche trasferirti questa idea che dice il mio grande maestro Tommaso Moro nel 1500. Lui dice: oh Dio mio, aiutami ad accettare ciò che non posso cambiare. Aiutami a cambiare ciò che posso cambiare. Quindi questa idea di avere rispetto per ogni essere umano, indipendentemente dalla lingua, dalla religione, dal colore della pelle, è questo che noi dobbiamo ritrovare, un equilibrio verso l'essere umano. Io credo onestamente che se tu sei una persona per bene, forse alla fine della vita raccogli tutto ciò che hai seminato. E mio babbo per tutta la vita non aveva studiato, però mi diceva sempre: sii una persona per bene, sii educato, abbi coraggio. E nei momenti difficili diceva sempre: alza gli occhi al cielo, perché il cielo potrebbe essere di grande ispirazione. Io non so, Sean, se non può esserci un mondo migliore, ma sono sicuro che questo è il periodo migliore dell'umanità nella storia, che io sono innamorato della storia. Allora dico, 2000 anni fa Marco Aurelio, il genio dell'umanità, l'imperatore genio dell'umanità, l'imperatore filosofo, nel 170 a Roma, alla peste, alla crisi economica e alla guerra contro i germanici. E si dice a se stesso: vivi secondo natura, datti pace, trovati un equilibrio. Quindi vedi come noi abbiamo bisogno di riequilibrarci. E poi parleremo del grande riequilibrio che abbiamo necessità tra umanesimo e tecnologia, un altro grande tema delle future generazioni. Ma io penso questo, no, John? Io penso che l'ultimo trentennio noi abbiamo provato a governare l'umanità solo con la scienza. Non è possibile. Ci vuole scienza e ci vuole anima. Dobbiamo miscelarlo. Abbiamo bisogno di ritornare a miscelare tecnologia e umanesimo. La tecnologia è un dono del creato, sicuro. Dico ai miei ragazzi: comperate la tecnologia più avanguardia. Ma attenzione, fatene un giusto uso che non ci rubi l'anima che il creato ci ha dato. Quindi ecco quando io dico abbiamo bisogno di riequilibrio, di cose normali. Abbiamo bisogno di tornare ad essere un po' più sereni con noi stessi, avere meno timore del mondo che verrà, essere gentili, educati, garbati, carini. L'imperatore Adriano dice: non ho mai conosciuto qualcuno che dopo un complimento non si sia sentito migliore. Se io ti dico: Sean, come stai? Bene, come sta la tua famiglia? Tu sei diverso. Questa è la verità. Quindi abbiamo bisogno di ritrovare con semplicità un rapporto di grande spiritualità e umanità.
Dobbiamo tornare, secondo me, e questo lo dico a te che sei giovane, e lo dico a voi giovani, dobbiamo tornare ad equilibrare le ore lavorative. Il mio maestro San Benedetto dice, senti che bello, cura ogni giorno la mente con lo studio, l'anima con la preghiera e il lavoro, bilancia le ore. E noi abbiamo bisogno di tornare ad essere bilanciati. Abbiamo bisogno di ritornare ad essere equilibrati. Se tu lavori molte ore, se tu per molte ore sei connesso, quando vivi con te stesso? Quando hai la tua libertà spirituale? Quando hai la possibilità di alzare gli occhi al cielo e chiedere aiuto al creato? Nei momenti difficili, no? Ognuno di noi, e poi parleremo anche di questi 2 anni di pandemia, ognuno di noi alza gli occhi al cielo e chiede aiuto al creato. Ecco, ritroviamo un equilibrio di grande spiritualità. Usiamo la tecnologia. Io voglio essere contemporaneo nella tecnologia, ma vorrei farne un giusto uso. Voglio avere il tempo per dedicare all'anima, perché l'anima ha bisogno di mangiare tutti i giorni, come il corpo, come la mente. Io sono sempre stato innamorato dei greci. Credo di aver condotto una vita da italiano, di aver condotto l'impresa da italiano, ma ti devo dire che penso in greco. Mi hanno sempre affascinato, no? Questa loro cultura dell'eternità, di progettare per l'eternità. E credo che ancora noi abbiamo un'azienda, siamo quotati in borsa, dobbiamo avere progetti a 3 mesi, a 3 anni, a 300 anni, ma anche a 2000 anni, per coloro che verranno dopo di noi, di sentirci questa grande responsabilità umana, no? Sentirci custodi che progettano per coloro che verranno dopo di noi. Questo è quello che dobbiamo ritrovare. Dobbiamo ritrovare il valore della fratellanza. C'è una bella espressione di Jean-Jacques Rousseau, 1765, quando dice: non posso minimamente immaginare che ci sia un essere umano simile a me. Che vuol dire? Vuol dire che siamo tutti diversi. Le impronte digitali sono tutte diverse. Ogni essere umano è diverso, con la sua cultura, con la sua natura. Quindi questo è un grande tema che mi piace trasferirti a te e a tutta quella marea di giovani come te, che voi siete i paladini, i custodi di questo nuovo mondo. Se potessi parlare l'inglese e potessi esprimermi in inglese, ma non ci riuscirò mai. Ma siete anche responsabili di questo secolo che arriverà. Questo è il grande tema. E allora preoccupiamoci di essere custodi. Qui, in questo paese, abbiamo costruito un teatro, ma fra 1000 anni sarà qui. Una cantina, fra 1000 anni sarà qui. Un monumento alla dignità dell'uomo, fra 2000 anni sarà qui, come il Colosseo. Ecco questo. Stiamo costruendo una biblioteca universale, ispirata alla grande biblioteca d'Alessandria del 250 circa avanti Cristo, no? Di Tolomeo I. Per chi? Per l'umanità. Perché noi siamo custodi, pro tempore. Quindi mi piacerebbe trasmettere a te e tutti i giovani che guarderanno la tua trasmissione o che ascolteranno, siate illuminati. Poi ti dico che cose belle che dicono sui libri Tolomeo o Adriano Imperatore. Adesso ti dico una cosa bella. Adriano Imperatore dice: i libri mi hanno indicato la via della vita. Da grande la vita mi ha fatto comprendere il significato dei libri. Chi costruirà biblioteche avrà costruito
granai per le future generazioni. Quando Tolomeo I, appena muore Alessandro, il suo re, voleva proteggere tutti i manoscritti di Aristotele, tutta la biblioteca di Aristotele, e decide ad Alessandria d'Egitto di costruire questa gigantesca biblioteca per l'umanità. Allora, questa idea insieme di quasi che tutto sia eterno, quasi come se fossimo custodi del creato, no? Che progettano a 3 mesi, ma anche a 30 mesi o a 3.000 anni. È questo che io vorrei cercare di trasmettervi in questa affascinante, per me, call. Quando mi hanno detto, dovresti fare questa call con questo ragazzo giovane, perché è molto interessante, ho detto, la faccio volentieri. E spero anche che molti giovani che vedranno, ascolteranno questi, fossero ispirati sotto il profilo umano. Abbiamo bisogno di dignità, di rispetto, di educazione, di garbo. Abbiamo bisogno di non volgere le spalle alla povertà. Questo è un altro gran tema della vita che abbiamo provato molto in questi ultimi 2 anni di pandemia, che adesso ti dico il mio pensiero. Secondo me, questi ultimi 2 anni sono stati 2 anni dolorosi per il corpo, per la mente, per l'anima, però sono stati 2 anni dove noi abbiamo dedicato molto tempo al cielo, alle stelle, e probabilmente ci siamo fatti ispirare dal cielo e dalle stelle. Su questo ti devo dire una cosa molto carina. Nel 1937 in Russia viene condannato a morte un maestro, per me un pensatore, un scienziato, filosofo, pensatore, Pavel Floreschi. E lui, qualche giorno prima di morire, scrive una cosa bellissima ai propri figli. Senti che bello. E dice, o miei amati figli, quando l'animo è pesante, quando qualcosa non vi riesce, quando qualcuno vi umilia, uscite fuori e guardate il cielo e le stelle e tutto si riequilibrerà. Mi raccomando, guardate il cielo e le stelle. Io penso che in questi 2 anni nessuno di noi forse ha buttato qualcosa dal frigo, quindi avremo un occhio diverso verso la povertà, sono sicuro. E sono sicuro che avremo un occhio diverso verso il creato. Vedi, da Platone, Aristotele, poi siamo arrivati al 1600 con Hobbes, Locke e Rousseau nel 1700, tutti parlano di contratto sociale, contratto fra esseri umani. Io adesso credo che noi abbiamo bisogno di un nuovo contratto sociale, ma questa volta con il creato, con gli esseri umani, con la terra, con l'aria, con l'acqua, con gli animali, con i pesci. Questa è la verità. Quindi io ecco perché sono affascinato da questo tempo a venire. Quindi mi raccomando, guardate il mondo con un occhio particolare, sentitevi responsabili, custodi, creativi, geniali, educati, garbati, affascinanti. E ripeto, non volgete le spalle alla povertà. Sarete migliori. Questa è lunga, eh? Brava Chiara. Io credo moltissimo in questa idea della sostenibilità, ma io la vorrei chiamare umana sostenibilità, perché vedi, Sean, c'è una sostenibilità del clima, c'è una sostenibilità economica dell'essere umano, dove lavora, quant'è il suo salario, come viene trattato. C'è una sostenibilità culturale. L'essere umano ha bisogno di cultura. E poi c'è una sostenibilità spirituale. Se tu lavori vicino a qualcuno che ti fa una carezza, tu stai meglio. Se tu ti senti attivo e rispettato, tu stai meglio. Ecco, se tu vedi un bel panorama,
Lo spirito ci guadagna, ecco quella che io voglio chiamare anche sostenibilità spirituale. E questo è un grande tema che ho avuto il piacere di andare l'anno scorso al G20 insieme al Principe Carlo. Siamo andati a fare la nostra testimonianza, il Principe Carlo sul clima e io sul capitalismo umanistico e sull'umana sostenibilità, che sono i grandi temi di cui abbiamo discusso. Quindi è stato un momento un po' affascinante per me il G20, affascinante anche un po' perché non scrivo niente, non leggo niente, parlo sempre a braccio e parlare di fronte a questi grandi della Terra ho avuto un po'... Prima una bella preoccupazione, poi è andato tutto bene. Quando il presidente Draghi dell'Italia mi ha chiamato, ha detto: lei verrebbe a fare una testimonianza sul capitalismo insieme al principe Carlo? Ho detto: vengo. Chiaramente è stato un mese un po' così, perché parlare al G20 davanti ai grandi della Terra, io che non leggo e parlo solo a braccio, e sono stato per 2 giorni chiuso in un albergo a Roma, mangiando quasi niente, perché ho detto magari se mangio non sono concentrato, non riesco a... Sono arrivato la mattina alla sede del G20 con 2 ore di anticipo perché avevo paura che si rompesse la macchina. Dico, se si rompe la macchina non partecipo al G20. Poi quando è stato il momento di parlare con questi davanti, questi esseri custodi, pro tempore del creato, così li ho chiamati io, devo dire, ho chiesto aiuto al cielo, e ho trovato la forza per cercare di dir loro e chieder loro qualcosa. Però c'è un passaggio nella parte finale che vorrei dirtelo, perché mi è piaciuto allora e mi piace ancora. Quando ho chiesto loro, ho detto loro: voi che siete i responsabili pro tempore delle bellezze del mondo, a nome dell'umanità, indicateci la via della vita e che questo ci conduca a un umanesimo universale di cui io credo che noi abbiamo estrema necessità di ritornare. Quindi è stato un momento molto affascinante per me. Vedi, Sean, Socrate a un certo punto dice un'espressione bellissima: io non lo so che cosa ci sarà dopo la morte, ma sono convinto che per i buoni sarà diverso che per i malvagi. Poi, se così non fosse, ho vissuto meglio, lui dice, no? Allora questa idea di ritrovare un equilibrio, no? Un po' di garbo e rispettoso per ognuno. Questa idea che mi piace moltissimo di aspirazione alla felicità umana, che è il grande tema dell'essere umano. Credo che noi dobbiamo lavorare per aspirare alla felicità. E da che cosa viene la felicità? Da tante piccole cose sotto il profilo umano. Quindi, da essere prima di tutto una bella persona. Tu la sera, quando vai a letto, come dice il mio maestro Sant'Agostino, metti in ordine la tua anima e lì cerchi in qualche maniera di capire: ho fatto una buona azione o ho fatto un'azione che ho recato danni a qualcuno. Ecco, questa idea di provare a non recar danni all'umanità, questo io lo volevo, ti dico la sincera vita, non so se ci riusciamo, ma vorrei lavorare e vivere senza recar danni all'umanità, o forse recarne meno possibile, ma non volontariamente. Adesso, come nonno, Sean, vorrei farti delle raccomandazioni. A te e quelli tuoi coetanei, te le voglio fare come padre, come nonno, i tuoi figli, tu stesso. Voi avete bisogno di tornare a trasmettere coraggio. Voi genitori dovete trasmettere coraggio ai vostri figli. Da una parte l'umiltà, da una parte il coraggio, da una parte la creatività, la serietà, la passione vera. Essere comprensivi verso qualcun altro che la pensa diversamente da noi. Questo per me è stato sempre il tema della mia vita. Ho sempre cercato di scherzare con la vita, rispettando ogni essere umano. In questo caso, voi americani siete stati per me... Se io sono qui, devo dire grazie a voi americani, che avete comprato per primo
i nostri pullover, ma mi avete anche educato con la vostra cultura, quindi con i vostri poeti, col vostro modo di fare. Quindi, ecco, la raccomandazione, siate tornati a parlare di coraggio. E quando la vita è un po' meno amabile verso ognuno di noi, cerchiamo di accettarla, perché così è. Non è facile, ma così è. Adesso stiamo vivendo un momento in Italia un po' particolare per questa atmosfera di guerra, che adesso ti dirò. Sì, ho fatto questa intervista con un animo sereno, ma da una parte dell'animo è sempre un po', diciamo, un po' provato da questa atmosfera che viviamo in Europa, no? E io credo enormemente nella saggezza degli esseri umani, ti dico la verità. Non avrei mai immaginato che si potesse ancora nei tempi moderni fare la guerra, no? Quindi spero che questi esseri umani si aprino al mondo in un modo amabile. Ecco, quindi questa idea da una parte, l'animo leggermente sofferente, e da una parte guardare il mondo per i nostri figli, nipoti, pronipoti, per chi verrà dopo di noi, perché siamo custodi. E così le nostre imprese. Se abbiamo il coraggio di guardare le nostre imprese, dove noi siamo custodi pro tempore, in questo caso mio proprietari, maggiori azionisti, ma comunque custodi di questa impresa. Quindi torno sulla grande responsabilità che voi avete per essere i paladini del creato. Iniziate dei paladini amabili, gioiosi, seri, carini, educati, garbati, aperti a tutto, aperti al mondo, aperti alla cultura, aperti al fascino, aperti alla bellezza. Vedi, quando lavoravamo i campi, mio babbo mi diceva: i solchi dritti sono più belli. Voleva solo vedere i solchi più dritti per essere più belli. Quindi vuol dire che il tema della bellezza tutto tondo ha un grandissimo valore. Perché ti dicevo prima che la prima parte della vita è stata di grande ispirazione? Perché io ho passato probabilmente il 30% del tempo a guardare il cielo, non avendo la corrente elettrica, quindi la televisione, no? Il cielo è di grande ispirazione. Se tu hai il coraggio di guardarlo in fondo, ieri sera qui c'era una luna molto speciale. E ti dirò una cosa molto bella a proposito della luna. Qualche giorno fa ho avuto dei monaci a cena, ma molto carini, che provenivano da San Francisco, erano 4 ragazzi e una ragazza, e quando ci siamo seduti, chiaramente vegetariani, prima di mangiare la ragazza ha detto una cosa particolarmente bella: mangiamo il giusto, perché ve ne sia per tutta l'umanità. Poi c'era una luna bellissima, erano verso le 10 di sera, e lei ha detto: il nostro maestro ci dice ci sono 3 cose che non puoi nascondere a lungo: il sole, la luna e la verità. Quindi questa idea di verità, di giustizia, di serenità, di garbo, di rispetto, mi piace molto, e è questo che vorrei con grande amore trasmettere. Che bellissima serata, no? Questa idea di avere rispetto per l'eternità, per l'umanità intera, no? Quindi alla fine posso dire che questi grandi pensatori dell'umanità, che non sono molti per me, da ragazzo ho studiato pochissimo, da grande ho letto i grandi testi dell'umanità, ma più o meno tutti ti cercano di educare a quello che è la gentilezza, il rapporto umano, l'educazione, il garbo, no? E questa è la raccomandazione che mi piacerebbe, no? Di farli sempre. Che quello che faccio, noi abitiamo qui in un borgo, piccola parentesi, quando puoi vieni a trovarci, quando puoi organizza con gli amici di venire a trovarci al borgo. La cosa importante è che dormite una sera qui. Così respirate il giorno, il lavoro, e respirate la sera
magari il teatro, non so, la spiritualità e la vita della sera nel borgo. Quindi venite e sentitevi custodi, sentitevi geniali, responsabili dell'umanità. Se proprio dovessi darvi un consiglio finale, cercate di perseguire la giustizia e la verità e l'umanità, che sono i grandi temi della vita. Cercate di tornare a investire immensamente nei grandi ideali dell'essere umano. La bella politica, la bella famiglia, la spiritualità, la religione. Tornate ad investire nell'essere umano. Abbiamo bisogno di persone per bene, abbiamo bisogno di geniali, carini, educati. Questo mi raccomando. Fatevi ispirare dal cielo e dalle stelle, perché veramente il cielo e le stelle possono indicarci la via della vita nei momenti un po' più bui. E mi piacerebbe che non vedeste questo momento come un momento buio del creato. Io lo trovo il secolo d'oro. Torno al 1500, Erasmo da Rotterdam ha più o meno una cinquantina d'anni e dice: oh mio Dio, fammi vivere un'altra ventina d'anni perché sta arrivando il secolo d'oro. È arrivato il secolo d'oro. E questo sarà il secolo della concordia, il secolo della fratellanza. E io oso anche dire che non so quale lingua parli Dio, ma sono abbastanza convinto che a tutti dice la stessa cosa. Cerchiamo di amarci e rispettarci. È bellissima questa, sicuro. Quindi provo a darti un messaggio. Un messaggio ai giovani. Siate persone per bene. Siate visionari. Siate amabili. Siate rispettosi. Cercate di credere, custodire il creato. Cercate di essere le persone per bene, perché la vita vi pagherà. Cercate di essere aperti al mondo. Cercate di credere in un universalismo, in un umanesimo universale, direi. Questa è la grande raccomandazione che vorrei fare. Siate bravi. E che il cielo, le stelle vi proteggano per la prossima vostra vita, che sta per il futuro della vostra vita, per voi stessi. Siate illuminati. Ecco, potrei quasi finire dicendo: siate persone illuminate. Fatevi illuminare e cercate di illuminare coloro che stanno vicino a voi. Grazie di cuore. E che il creato ci protegga per i tempi a venire. Grazie. Thank you, Brunello. It makes me think of the line that you wrote. It's one of my favorite lines of all time. And that's, after all of these years and experiences, I know nothing, nothing at all, that compares to the love for another person when it comes to reaching immensity and infinity. So thank you for this. What Got You There is a podcast for high achievers looking to learn from the most successful people of all time what their strategies, lessons, and routines are that made them successful. Now it's your journey, so it's time to learn what's going to get you there. Called Momentum Monday, which is just a quick synthesis of everything I've been reading, listening to, and watching behind the scenes. You can stay up to date and follow everything we're doing at whatgotyouthere.com. What got you there with Shonda Laney? Got you there.